hanno colorato il cielo dando il via alla seconda edizione del Salone Nautico di Venezia, le frecce tricolori che hanno sorvolato l'area dell'Arsenale per la cerimonia di inaugurazione. Ad accogliere la Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, anche l'esibizione degli incursori della Marina Militare. Rilancio dell'economia e turismo, le parole d'ordine per la ripartenza e l'impegno del governo ad investire risorse. Ora più che mai le istituzioni devono dimostrare di aver compreso che investire nel turismo significa investire nella colonna portante delle nostre economie. Ridare ossigeno a interi comparti e filiere produttive, creare nuove opportunità e restituire speranze a milioni di italiani. Riportare Venezia ad essere regina dei mari, ha detto il sindaco, che ha fortemente voluto il Salone Nautico per rilanciare un'economia che ha da sempre fatto parte della storia. A Venezia abbiamo una grande spinta per la sostenibilità ambientale, ovviamente ci sono delle imbarcazioni che lo testimoniano, elettriche, e c'è tutto il lavoro sull'ibrido che stiamo facendo, e poi e soprattutto questa sottolineatura dell'economia del mare, cioè la diportistica, che è la nostra industria trainante, una delle industrie trainanti, dove dentro c'è tanta tecnologia, ci sono anche tanta arte, tanto design, tessuti, legname, tecnologia. È il frutto del Made in Italy italiano. Numeri di questa edizione che vedono gli espositori raddoppiati da 87 a 150, mentre le barche sono 220, in un contesto storico composto da un bacino acqueo di 50.000 metri quadrati, destinato ad ospitare il meglio della cantieristica navale, dalle barche da diporto, da lavoro, alle novità relative ai motori elettrici, alla nautica di lusso. Una 9 giorni di eventi, dai convegni ai laboratori per bambini alle esibizioni sportive, per un evento che si ripeterà anche il prossimo anno.